Benvenuti a Vivi Giappone, oggi siamo a casa di Chiharu, dai signori Takahashi, Kyo, arigato gozaimasu, insieme a Sakura, debutto di Sakura, perché andiamo a Shiogama, alla prima visita al tempio, al santuario di Sakura-chan. Dove sta Sakura-chan? Kawaii, kawaii. Carina, carina. Allora andiamo, c'è la macchina che si sta riscaldando il motore, sta riscaldando il motore, quindi bando alle ciance, partiamo! Dopo un inizio abbastanza traumatico, Sakura-chan sta dormendo, ma prima ha pianto tantissimo, la prima volta in macchina, posso immaginare. E Chiharu guida. Ciao ciao! Ciao. Come va? Non Hai paura? Paura, Sì! sì. Da quant'è che non guidavi? Mo da te fa Un anno fa? Eh un anno fa da io. Un anno fa di giù. sì. Più di un anno fa. Più di un anno fa. Forza, forza, momo, forza! Anzi, zagrazie, de grazie, de prego, zi, de prego. Fa ridere, fa ridere. Era tantissimo che non facevo un video in macchina, soprattutto con Chiharu. Io credo almeno da quando siamo andati a Okinawa insieme e guidava Chiharu sempre. Raga, lo so, mi devo prendere la patente, lo farò prima o poi. E questo tipo di video mi ricorda tantissimo quelli di Federico Norsa, che saluto, sempre tanta stima. Wow, ragazzi, sembra di stare in America con tutti questi negozioni enormi. L'avete visti in varie live quando facciamo le passeggiate in mezzo a nulla, e penso probabilmente qua ci siamo passati. E ragazzi, ricorda davvero un po' l'America con tutta sta roba. Molti si staranno chiedendo: ma Davide, perché stai seduto dietro e non davanti insieme a tua moglie? Perché devo vedere Sakurina, è la prima volta che viene in macchina, che sale in macchina. Potrebbe, che ne so, un attimo di panico, un po' di paura, qualche problema. Devo stare vicino a Sakurina, a Sakura, e controllarla. E sì, raga, sicuramente siamo venuti qua. Qua mi sa che siamo passati a spasso con spinacione. Piccola pausa a combini, bel caffettino freddo. E a Chiharu ho comprato un bello, guardate che marito che sono, è un pistacchio macaron ice, pistacchio anzi, con una C sola. E vabbè, dai, famo su sto caffè e si riparte. E siamo arrivati a Shiogama, al santuario di Shiogama. Eccoci, guardate, Sakurina. Perché siamo venuti a Shiogama? Perché ricordate che qualche mese fa eravamo venuti prima della nascita di Sakura-chan. Non vi avevamo detto il perché, però molti l'avevano capito, era per, insomma, buon auspicio per la nascita di Sakura-chan. E adesso stiamo andando per ringraziare invece della nascita e portare la bambina per la prima volta al santuario di Shiogama. Quindi vediamo. Guardate, ecco, Chiharu fa questo rito, vedete? Deve passare varie volte all'interno dell'anello per contro le malattie, in questo caso contro il corona, in quanto ho capito, e dovrebbe aver fatto. Devo fare anch'io lo stesso. Ok. Fatto, fatto. Andiamo? Sì, di là? Andiamo, andiamo. Con Sakurina. Sempre bello, Shiogama Jinja. Guardate, adesso è l'anno della tigre. Quindi Sakura è una tigrotta. Ed eccoci. Shiogama Jinja. Andiamo a fare la registrazione. Quindi Chiharu è andato a registrare Sakura per appunto il rito e vediamo un po', immagino sarà simile a quello dell'altra volta, ma diverso allo stesso tempo. Tanto Sakura dorme ancora, vediamo un po', vediamo un po'. Infatti, se ricordate, questa era la sala d'attesa del santuario, ci siamo già venuti quel giorno, vi ho fatto anche vedere il sakè. La storia del sake, vi ho detto che tipi di sake erano, e soprattutto avevo fatto vedere
che c'era questo mamarò dove si poteva dare il latte ai bambini, questa stazione per bambini, insomma, per mamme, bambini, per famiglie. Ciaro adesso sta dando il latte a Sakurina e finalmente lo abbiamo utilizzato. Andiamo a vedere com'è dentro, ve l'ho già fatto vedere, vediamo. Ciaro lo sta usando, tranquilli, non sta dando il latte dal seno, perché abbiamo portato il latte così, vedete, Sakurina sta facendo, sta mangiando Sakurina il latte. Però Ciaro per la maggior parte delle volte usa il latte, dal latte al seno, la latta direttamente dal seno. Oggi per precauzione abbiamo portato comunque il biberon e gli stiamo facendo bere il biberon, le stiamo facendo bere. Comunque è un bello spazio, cioè ribadisco, veramente veramente utile avere questo spazio che diventa completamente privato e si può allattare il bambino, cambiare pannolino, vedete, un po' di tutto in tutta tranquillità. Andiamo, 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 sì, 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 sì. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. La funzione è finita, purtroppo non si potevano fare video all'interno, però Sakura è stata molto brava, non ha, ha pianto un pochino, un po', però guardatela, dorme di nuovo, però un po' ha pianto, un po' ha pianto. Continuiamo, vediamo, magari ora facciamo un gelatino, non vi preoccupate, la sto tenendo anch'io in braccio, lo so che tutte le scene la tiene solo Ciaru, però ci alterniamo ovviamente, non vi preoccupate, non lo sto dicendo perché non lo faccio. Poi oddio, sto entrando in un brutto loop così. Oddio, oddio, sto per piangere, sto per piangere. Guardate che bell'angolo qui, abbiamo fatto le foto qui con Sakurina sotto i Sakura anche qui, guarda, fai vedere, fai vedere. Sakura e Sakura è svegliata, Sakura to Sakura, Sakura con i Sakura. Yosh, andiamo a mangiare sushi? No, gelato. Gelato. Gelatino? So. Ok, ok, andiamo a mangiare il gelatino. Ah, si è svegliata. Ok, andiamo via dal tempio, quindi facciamo un chino e si può andare. Via. Andiamo a prendere un gelatino, sì. Un Sakurina. Sakurino, gelatino. Sì, 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 sì. Dobbiamo scendere senza cascare, possibilmente. E continuiamo, ragazzi. Ciaru, stanca? Stanca, stanca. Molto stanca. Non siamo riusciti ad andare a prendere il gelato perché c'era troppa gente, ormai veramente per Sakura era veramente arrivato il limite di stanchezza. Quindi ho comprato del sushi che vi faccio vedere in sovraimpressione mentre parlo. Buon sushi di Shiogama, sarebbe stato bello poter andare al ristorante, ma è ancora presto, è troppo piccola la bambina per andare a un ristorante. Quindi abbiamo preso questo bel sushi e dei cioccolatini che vi metto sempre, appunto, poi vi faccio passare adesso mentre parlo, quelli tipici di Shiogama col sale, i nemici di spinacio. E a posto, niente, abbiamo ricevuto varie cose dal santuario, vari oggetti, anche questi vi faccio vedere adesso mentre sto parlando, vi faccio scorrere sovraimpressione. E totale una bellissima giornata. Si torna a casa, si torna a casa. Grazie a Ciaru per aver guidato, grazie mille. Prego, grazie mille. La prego. Da Video Giappone è tutto, come sempre, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace, commentate e a frappè. Ciao ciao, ciao ciao.